Ciao Fiorellini, ciao Fiorelline, stasera proviamo una spazzola di legno normale e poi dopo mi passo sempre la mia solita spazzola. Voglio vedere se mi vengono meglio perché dopo 2 o 3 giorni mi vengono tutti crespi e voglio vedere come mi vengono, proviamo. Me la compro alla Rogheria e mo mi vado a lavare i capelli. Dopo ritorno, però prima di lasciarvi, intanto vi dico di iscrivervi al mio canale, cliccare e niente, iscrivetevi al mio canale se volete. Io intanto mi vado a lavare i capelli e ci vediamo dopo la sigla. Ecco, mi sono lavati i capelli e la spazzola in questione è questa qua, che adesso leviamo il coso qua. Leviamo, ho tagliato questo coso qua, allora leviamo. Questa io era la spazzola che usavo, era una specie così, però dentro era tutta. Dice che questa non fa venire elettrici i capelli, quindi i capelli ricci per lisciarli. È molto grande, è molto buona, vediamo se mi fa effetto. Non lo so, penso che io me la durerò sempre, diciamo, con la spazzola, però voglio vedere se asciugandola con questa qua si fa meglio. Stavo a cercare pure l'altra volta, prima che mi compravo quella spazzola lì che l'ho pagata 30 euro, stavo a cercare questa di legno e non c'era, e io l'avevo chiesta a questo sapore, si vede l'hanno portata perché io gli avevo chiesto da questa qua, non so. Vabbè, questo è il forno e adesso lo attacchiamo. Certo, non vi farò vedere tutto perché se no dura 30 anni, e mo ci asciughiamo con la rete. Ecco, mi sono un po' struccato i capelli, però la cosa strana che qui specchio mi si vedono di più le mesce, lì si vedono di meno, non lo so. Vabbè, comunque, ora facciamo un po' insieme, le ciocche. Poi dopo, quando è finito, vediamo il risultato. Perché se no dura anni secoli, perché dopo mi devo fare pure quella spazzola e perciò dopo ci vuole troppo tempo. La spazzola è grandissima,
Sapete capire il panno? Allora, la mettiamo qui, fazzolina, così, vedete, così mi si vede un po' il pesce, però, poche cose. Allora, facciamo, prima la mettiamo in tutto, e poi così si vedono il pesce, vedi? Se ce l'avrei lisci, naturali, non dovrei fare tutte queste cose qua, che è una rottura a fare queste. Come il parrucchiere ha detto da lisciarli. Vedete, si sono gentili, eh? È un mese che mi sono fatti capire quasi, perché quasi un mese. Il 5 marzo è un mese preciso che mi sono fatte le mesh. Anche la prossima volta mi rimane solo la crescita. Vediamo, perché tutti prima dicono una cosa e poi quando vai là hanno grande, come pure il cuoco, quello che ho aggiustato la macchina, prima dice una cosa e poi la fa un'altra. Mi sciugo i capelli, tutti i capelli, e poi ritorno e vediamo come sono scappati. Sono metti una spazzola e fono, casomai dopo ci diamo una passata pure con la spazzola calda, perché se no dura tante ore e poi pure la batteria sta a metà. E poi dura tanto, perché a me mi ci vuole tantissimo per asciugarmi i capelli. Ciao, a dopo. Ecco, con la spazzola mi sono venuti così. Mi ancora crespi, ma sono morbidissimi. E adesso scaldiamo questa qua e vediamo come vengono. Telefono sta scaldando. Ecco, un mettilo sui capelli e via.
Diciamo un po' i capelli. Comunque si sono schiarite, sembra con la fotocamera non si vede tantissimo. Non so perché vengono qualche pezzettino più lungo, pezzettino più corto, da quando sono andata da questo parrucchiere e stanno a crescere i capelli, lo so. Vedete, ah, che bello. A me i capelli ricci non mi piacciono. Mi piacciono i capelli ricci. Comunque non li faccio tutte, ci vediamo dopo, perché sennò poi mi ci vuole tanto tempo. Ok, ci vediamo dopo, ciao. Ecco, quasi finito a fare i capelli. Certo, come venire con la piastra. Spazzola non vengono con la piastra venivano molto migliori. Li attaccavo un po' così, però non mi vengono proprio lisce, spaghetto proprio. Però mi rovina la piastra. Veramente c'è un'altra spazzola. Un'altra spazzola, sì. Però che si vede dentro i capelli, no? Così. Facciamo le ultime ciocche con quell'altra spazzola così vediamo come viene. O no? No, uguale. Quello che avevo fatto un po' di tempo fa. Sì, vengono. Abbastanza bene con questo, però. Video quella di ieri. Che mu? Ciao. Perché ieri pensava stavo parlando con lei? Ah, da sola? Sì. Sono diventata morto. Ecco, abbiamo quasi finito a fare questa ultima ciocca. Ecco fatto. No, ecco sempre qua, non mancano proprio lisci, ma ecco un po' mossi così. Finito pure questo video e spero che vi è piaciuto e non lo so come sono venuti i capelli. Ditemi voi come sono venuti per voi. Non sono venuti proprio. A me piace il liscio della piastra, però purtroppo non me lo posso fare perché
mi sono dovuta tagliare tantissimo. Vabbè, io adesso vi lascio e grazie della visione. Mettetemi tante, non male avessi, mettetemi ora like, iscrivetevi al canale e ciao, alla prossima.